da uomo sintetico, pagato 99 euro, antipioggia e antistrappo, colore grigio, tecnico. Borse originali, vabbè, prodotte vendute attraverso il mercato legale, sono due cose fondamentali perché mantengono il mercato legale e soprattutto parlo sempre di più nei miei video, trovi le recensioni, questa recensione appunto non è sponsorizzata come il resto dei video, io compro i brand che recensisco e lo faccio per portare avanti la mia battaglia contro la contraffazione. Sono Ornella Ozzino, produco borse per altri e per amore del mio lavoro racconto appunto tutto quello che c'è dietro al mondo delle borse originali, ovvero prodotte vendute attraverso il mercato legale. Si spera che un giorno si possa arrivare poi a una certificazione di filiera, a vedere tutti i siti produttivi, a vedere tutte queste borse dove vengono un po' prodotte. Molti di voi ogni tanto, insomma, ho dovuto cominciare a salutare anche gli uomini, ci sono tanti uomini che mi seguono perché non recensisci borse da uomo, zaine da uomo, prodotti da uomo, e devo dire che è abbastanza complicato trovare prodotti decenti, mettiamoli così, perché sul mercato ci sono copie e copielle di prodotti di brand insomma un po' più cari, tipo The Bridge, o se proprio andiamo sui brand del lusso, Dior, Louis Vuitton e altri brand, e quindi oppure dei classiconi dove magari ho difficoltà pure a farli provare a mio marito, quindi quando mi capita il prodotto che mi incuriosisce tutto il resto dico ok, lo provo, vediamo un po', anche perché voi amiche avete fratelli, cugini, mariti, quindi mi potete anche suggerire dei brand da uomo che vi piacciono e che usano e che tipi di prodotti poi da uomo vanno ad utilizzare di più. Detto questo, ho scelto questo prodotto proprio perché il brand si chiama Tecnico. Premetto, sono andata a cercare un po' di informazioni sul brand e non ne ho trovate tantissime, però il sito è fatto in una maniera favolosa, il brand è favoloso perché implicitamente ti dice che tipo di prodotto stai andando ad acquistare, ovvero uno zaino tecnico, e infatti quello che andremo a vedere è uno zaino proprio che multifunzione, che può essere utilizzato dai professionisti e tutto il resto, è prodotto in Toscana questo zaino, no? Ed ha un punto prezzo abbastanza conveniente, che è quello di 99 euro. Andiamoci a guardare un po' di cose sul sito, poi torniamo, spacchettiamo e ne parliamo insieme. Il brand praticamente è molto improntato sul prodotto, tant'è vero che se vado a vedere le informazioni non c'è granché. Il sito è gestito da Intempo, l'azienda si chiama Intempo e si trova località Osman Oro a Sesto Fiorentino, e ci sono zaini, borsa, portablocco, marsupio ed accessori. Appunto, io ho scelto uno zaino tecnico big, è lo zaino pensato per coniugare sicurezza e tecnologia grazie al cavo telescopico con anima in acciaio, alla chiusura con combinazione TSA, alla presa USB esterna, dal tessuto idrorepellente antistrappo, tasca per portatile di 15 pollici, tasca tablet, tasca power bank, tasca hard disk, tasca per telo antipioggia, tasca porta documenti, tasche penne esterno. Se tu vai a vedere nelle informazioni maggiori ti dà tutte le informazioni e c'è lo zaino smontato con tutte le varie opzioni. Mi ha incuriosito tantissimo. Ora non so se questo modello poi esiste e quindi è stato rivisitato da loro, se è stato inventato da loro, perché proprio non sono riuscita a trovare informazioni in merito. Il vostro ordine è stato preparato con cura, speriamo siate soddisfatti del vostro acquisto. Nella parte posteriore ci sono le combinazioni, le istruzioni per le combinazioni. Andiamo a spacchettare, è incluso in questo pacchetto di plastica ed è abbastanza voluminoso. Quello che ti dicevo che si trova sul sito è appunto tutta la descrizione di quello che c'è all'interno, ed è una cosa fighissima secondo me, descrive molto molto bene il prodotto. Sicuramente se dovessimo mettere un voto marketing e branding del prodotto, 110 lode, insomma, fossero così tutti i brand made in Italy. È importante, lo dico soprattutto ai piccoli brand, dare quante più indicazioni possibili a chi compra anche sul sito. A volte un sito essenziale, ma spiegato benissimo, davvero fa veramente la differenza. Sulla parte superiore si trova appunto questo blocco che serve tipo se andate in treno, dovete viaggiare, insomma, chi ha bisogno di certi tipi di sicurezze. Non sono mai abbastanza. Lo zaino si apre completamente,
C'è anche un telo antipioggia che dopo andiamo a guardare. È importato questo zaino, ce lo dice qui. Scritto benissimo in tutto questo, una delle migliori etichette che abbiamo mai trovato. Cominciamo a guardare tutte queste tasche, quindi c'è il portacomputer sulla parte più alta, poi c'è una tasca, c'è qua che si può mettere in pratica la power bank e c'è la chiavetta USB già incorporata. Poi dovremmo capire, la piccola ornella capirà, c'è qui il caricabatterie. C'è una tasca posteriore. È aperto lo zaino, insomma, è così. Quindi questa tasca nascosta, tipo se dobbiamo mettere il cellulare o altre cose che vogliamo tenere più a portata di mano ed evitare che ci mettano le mani dentro. Qui ci sono delle tasche, sul laterale c'è un portapenne, c'è un'altra tasca su questo laterale e poi c'è questo spazio qui per poter mettere. Funge quasi pure da valigia, perché se immaginiamo che questi spazi non li utilizziamo pienamente ma ci mettiamo pure un cambio, una persona che viaggia tanto, un libero professionista, poi ditemi voi, datemi pure delle informazioni dei vostri mariti, cugini, parenti, compagni, utilizzano zaini del genere, diventa molto molto pratico. In più lo zaino di per sé è leggerissimo. Il materiale è bello tosto, ma c'è da dire anche che c'è questa infustitura, insomma, interna, che poi gli dà pure la struttura, che è fondamentale. C'è poi questo che è tipo, dovrei andare a vedere che cos'è questo gancio, aiutatemi a capire cos'è questo gancio, io ho le mie perplessità. Guardiamo un attimo anche il gadget che danno vicino. Ah, è un sacchetto antipioggia, così permette di... E quindi, insomma, lo possiamo anche coprire così. Nel frattempo sto guardando anche un po' i dettagli. Ovviamente è tutto in tessuto, comunque tessuto tecnico. Non ci sono bordi di tintura. Pochissime cuciture, perché è tutto cucito e poi risvoltato all'interno. Passiamo ai voti. Per la tintura il mio voto è 0. Per le cuciture il mio voto è 3,5, un po' perché non si vedono e quindi non riesco a dare una cosa chiara e precisa, un po' perché quelle che ci sono, insomma, le ho fatte benino. Per le rifiniture il mio voto è 4. Per la valutazione qualità-prezzo, ovviamente essendo un prodotto importato ha il suo punto prezzo abbastanza basso, però ha un rapporto qualità, nel senso per quello che ti offre, abbastanza buono, quindi ha un 4,5. Per la valutazione utilità 5,5 devo mettere, 5 più, perché c'ha tutto quello che secondo me un professionista, una persona, però ripeto, scrivetemi qua sotto pure cosa usate voi uomini che mi seguite, o comunque cosa usano i vostri compagni all'interno dello zaino. È un kit completo, quindi magari ci sarà quello che non utilizza tutto completamente, quello che utilizza in parte, chi lo utilizza completamente, anzi gli manca pure lo spazio, quindi è fondamentale. Una cosa che vedo è che non c'è posteriormente, ovviamente per un fatto penso anche di spazio, l'appoggio per il trolley, però lo si può fare da qua sopra, quindi se noi tiriamo fuori il trolley, anziché avere la fascia qui, ce l'ha qui sopra. Quindi per me questo brand è promosso, sarebbe figo anche, ovviamente, come dico sempre, produrlo in Italia, quindi in tempo ti trovi in Toscana, magari riesci a riportare un po' le produzioni in Italia. Sicuramente non può costare questi prezzi, questo è uno zaino iperstrutturato, bello lavorato, quindi si capisce che in questo caso importare un prodotto ha un senso, che magari fatto in Italia costerebbe 3-4 volte tanto e non avrebbe più lo stesso mercato. Speriamo che sempre più brand vengano in Italia a produrre, che possano produrre anche prodotti così tecnici, perché non sottovalutiamo poi le manodopere cinesi, perché non tutti i fabbricanti italiani sarebbero in grado poi di produrre uno zaino del genere. Onore al merito, che laddove si deve, fra virgolette, criticare, critichiamo, però ricordiamoci anche che si arriva anche a un livello di sofisticazione non indifferente. Dimmi cosa ne pensi di questo brand, se lo conoscevi, se conosci altri brand da uomo, comunque tecnici, zaino, altre cose che mi puoi suggerire, fallo qua sotto, iscriviti al canale, condividi questo video, ci vediamo al prossimo video, ciao da Ornella.